SRAM Red Access Model Year 2025, cari amici di Cycling Inside, la nuova piattaforma da strada d'alta gamma di SRAM. Siamo a Reggio Emilia, a casa di Beltrami, che di SRAM è distributore per l'Italia. Siamo assieme ad Alvise Rizzi, che è European Communication Specialist per SRAM, alla scoperta di questa nuova piattaforma. Alvise, cosa ci dobbiamo aspettare da questo Red 2025? Il nuovo SRAM Red Access è stato concepito per essere un gruppo che massimizzi la performance di chi lo utilizza. Questo vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato per creare un gruppo che sia leggero soprattutto, ma soprattutto che consenta ai ciclisti di concentrarsi solo su quella che è la pedalata e lo sforzo immesso nella pedalata. Per questo ci sono tante novità, a partire da un'ergonomia migliore per fornire un controllo, una presa, un'impugnatura migliore. Hai parlato di ergonomia, partiamo dai comandi. Ovviamente una forma tutta nuova. Cosa è cambiato, cosa c'è di nuovo? Allora, i comandi sono la parte sicuramente dove è cambiato di più rispetto alla generazione precedente. Abbiamo una nuova forma per andare incontro all'ergonomia delle mani e alle nuove esigenze dei ciclisti, che pedalano sempre più tenendo l'impugnatura alta sul manubrio, spendendo tempo più in quella posizione lì. Rispetto al precedente, correggimi se sbaglio, è più lungo il manicotto, esatto, e più basso. Questo per favorire una presa migliore, più confortevole, ma anche dal punto di vista funzionale questa nuova forma ci ha permesso di spostare il pistone del freno in una posizione orizzontale, che consente appunto un ingaggio più veloce della frenata, quindi una frenata con meno sforzo e una migliore modularità della frenata stessa. Quindi una nuova architettura del pompante che guadagna in potenza e modularabilità. Esattamente, questo abbinato al nuovo rotore e alle nuove pinze freno porta a una performance di frenata che è nettamente migliorata rispetto alla generazione precedente, sia per quanto riguarda la frenata dall'alto, sia per quanto riguarda la frenata quando si è nella parte bassa del manubrio. Chiaramente questo diventa una caratteristica vincente, perché quando si pedala per molto tempo, frenare con più immediatezza e spendendo meno fatica è una cosa importante per i ciclisti a tutti i livelli. Le pinze le vedo molto più scaricate dei materiali rispetto al precedente, immagino abbiano risparmiato qualche grammo. Esatto, le pinze sono più scaricate di materiali, abbiamo delle prese d'aria più ampie che appunto, oltre a consentire di salvare peso, consentono anche un raffreddamento migliore del freno. Anche sui comandi immagino c'è un certo risparmio di peso? I comandi sono la parte con il risparmio maggiore, siamo riusciti rispetto alla generazione precedente del Red E-Tap a risparmiare 83 grammi. Ma questi due pulsantini all'interno dei comandi cambio, Alvise, mi dicono che probabilmente le novità sui comandi non si esauriscono qui. Cosa sono quelli? Esatto, l'altra grande novità sui comandi sono i bonus button. Sono due pulsanti ANT Plus, che quindi sono di standard, come escono dalla confezione sono due pulsanti aggiuntivi per cambiare con la logica Access, però si possono collegare con i computerini LED Unit e diventano quindi uno strumento per poter tenere sempre le mani sul manubrio e scegliere quello che è più comodo fare, o appunto controllare il proprio computerino o il proprio Hammerhead Karoo durante la pedalata senza dover togliere le mani dal manubrio. Hai parlato di Hammerhead Karoo, è il cycling computer diciamo dedicato al mondo SRAM, perché Hammerhead è un marchio di SRAM. Ecco, in quel senso che tipo di tecnologia, di piattaforma abbiamo a disposizione? Ecco, il nuovo Hammerhead Karoo che viene lanciato oggi assieme al SRAM Red Access presenta una nuova interfaccia con uno schermo ancora migliore, più nitido e con autoaggiustamento della luce. Presenta tante modifiche dal punto di vista dell'hardware per una batteria della durata migliorata e una maggiore integrazione con tutto l'ecosistema Access, per cui accesso automatico e più facilità di riconoscimento dei componenti e di controllo batterie e di accoppiare i componenti SRAM con l'Hammerhead Karoo. Oltre a questo chiaramente ci sono tante modifiche nel software di funzionalità anche sul lato training e performance. Passiamo ai componenti trasmissione, quindi direi di iniziare, non so, dalla guarnitura? Sì, partiamo dalla guarniture integrate con pezzo unico come nella generazione precedente per avere una cambiata il più precisa possibile e ovviamente il risparmio in termini di peso. Power meter integrato e ovviamente disponibili anche le
soluzioni senza power meter, ma la novità più grande in questa zona è data dalle pedivelle, che adesso sono costruite con un nuovo layer di carbonio, che anche questo ha permesso di risparmiare molto peso. Cambio posteriore, abbiamo una puleggia più grande per migliorare la performance di cambiata, i cuscinetti in ceramica anche e oltre a questo delle piccole modifiche per salvare peso. Resta confermato, come in tutta la gamma SRAM, il sistema di tensionamento della catena e come la frizione Orbit come nella generazione precedente. Andando a concludere la parte della trasmissione, abbiamo una grande novità anche sul deragliatore centrale, quindi una nuova forma un po' più stretta per far sì che ci sia meno spazio da coprire durante la cambiata. Una forchetta di deragliata esatto. Più stretta rispetto alla precedente. Meccanismo di autoaggiustamento e soprattutto la novità è che il nuovo deragliatore è unico e quindi sarà compatibile sia con le versioni in primo montaggio 48-35, 46-33, 50-37, ma anche con le versioni aftermarket 52-39, 54-41 e 56-43. Hai parlato di dentatura della guarnitura al viso e questo ci permette di passare alla dentatura della cassetta pignoni. Cosa abbiamo? Sì, il nostro impegno per dare ai ciclisti il più ampio range di marce possibile prosegue e quindi a livello del RED abbiamo le novità 10-30 e 10-36 che si vanno ad affiancare a 10-28 e 10-33 per dare la più ampia scelta possibile. Prima c'era il 10-26, adesso scompare questa rapportatura. Sì, il mercato non lo richiede più e quindi è un'opzione che siamo andati a togliere. A livello tecnico però sostanzialmente la cassetta è invariata rispetto cassetta invariata in corpo unico anche questa, insomma. I componenti RED generazione 2025 sono compatibili con quelli di vecchia generazione? Assolutamente sì, tutto retrocompatibile. La rassegna dei componenti di trasmissione la finiamo ovviamente con la catena. Vedo una struttura flat top, quindi piatta sopra, ma vedo anche una architettura diversa rispetto alla classica di vecchia generazione. Sì, la catena quindi flat top con la struttura perni forati come le catene precedenti, ma la novità qui sono delle maggiori sagomature all'interno per rendere la catena più leggera allo stesso tempo e più silenziosa, un po' quello che è stato fatto il mountain bike con la catena per transmission. Quindi qualche grammo risparmiato anche 13 sulla catena? Anche sulla 13 catena. Grammi, per un risparmio totale abbiamo una il risparmio totale è di 153 grammi, quindi parliamo di una cifra importante che posiziona Red Access come al momento il gruppo più leggero sul mercato completamente elettronico. 153 grammi rispetto alla Red Access di vecchia generazione, considerando questo per i patiti del peso, che allestimento, che rapportatura? Abbiamo considerato il 48-35 con power meter e il 10-28 al posteriore. Questa è una piattaforma trasmissione Alvise che già stanno usando i professionisti impegnati al Giro d'Italia nel momento in cui pubblichiamo questo video, ma questa è una piattaforma trasmissione SRAM, ci tiene a sottolinearlo, che non è fatta soltanto per gli agonisti di vertice, ma un po' una piattaforma race di ampio spettro. Esatto, il nostro focus è quello di migliorare l'esperienza in bicicletta di tutti e quindi questo RED si è destinato a tutte le tipologie di ciclisti, da quelli che sono i professionisti che vogliono vincere i grandi giri o le grandi classiche, a tutti gli agonisti che vogliono il non plus ultra in termini di performance, ma anche a chi vuole pedalare con delle marce comode su ogni percorso e su terreni più svariati senza fare più fatica di quella che bisogna fare per pedalare, ecco. Grazie allora Alvise. Grazie a te Maurizio.